Guardate quante. Beh, prego, sì, si può applaudire, eh? In taglia, in legno, guardate. Guardate che bei lavori che fa. Guarda. Porta sigarette, cos'è? Valentino, sì, guarda. Porta gioielli. Porta gioielli. Porta gioielli. Che legno è? Sì. Questo è faggio. Faggio, è tutto faggio? Sì, no, questo è noce che è il più pregiato, ah, ecco, come legno. È anche più pregiato. Sì. Questo è acero. Acero? Sì. Bello, un bel colore. Questo è acero. Le tratto con una cera speciale. Ecco, vedete qua, ecco, lui sta lavorando all'intarsio, sì, di una cornice e ha già cominciato a fare, sì, ecco, questi fiori. Questi fiori. Vai lì, oh, non ti preoccupare, sì, degli, sì, altri. Dai, quando l'acqua bolle, mi raccomando. Va bene. Ok, io mi accomodo perché voglio provare, sì, tutto. Sì, accomodati. Uno sgabello alto per Yuma. Ci penso io, ecco, Yuma. Sacrificata. Allora, quanto tempo impiega lei a fare un, ecco, per esempio questo qua? Quello 40 ore. 40 sì, perché è tutto intagliato. Il mio strumento è il coltellino. Tutto vedete? Sì, è tutto un questo coltellino qui. Un righello. Bene. Va bene. Vado avanti a lavorare. Intanto, Demo, prego. Allora, questa signora che viene. Guardate com'è vestita questa signora. E queste sono cose molto carine e curiose, perché questa signora che si chiama Silviana Knutti e viene da Orta, da Verbania. Sopra il Lago d'Orta. Silviana. No, Silviana, abbreviato, oh, Silvia. Okay. Silvi, scolpisce gnomi. Quindi qua c'è tutta una collezione di gnomi strani. E un po' sono caduti, Me li faccio, li posso far vedere alla telecamera che ne è golosa, vedi? È roba nostra, Iacomi. Quelli sono nodi di castagno. Come noi, Iacomi, lui, sì. Iacomi, nodi di castagno. Gnomo laziale, prego. Questi sono rustici. Allora. Questi sono già finiti. Sì, guarda. Questo è noce. Guarda, vedi un nostro parente, Iacomi? Vedi? Questi. Ecco, uguale. Questo. I più piccoli. Guarda questi piccolissimi. Aspetta, arrivo. Ah. Guarda quanto sono belli questi. Questo è troppo alto per noi, Iacomi. Quello però più sono piccolo. Sono belli, sono fatti. Guarda, ti piace, eh? Bello. Ma lei, signora Silvi, vive in un tronco? No. No, ma perché vivo fa ai margini del bosco. Ai margini del bosco. Sì. Ecco, vedete, questi sono in lavorazione. Scrivo poesie. Scrive. Ho fatto due canzoni sui miei nomi. Questa è in lavorazione, sì, no? Bellissimo. Vedi, fatto, poi alla fine viene fuori, parte dal tronchetto, diciamo. Sì, sì. E come poi si piano chiama? Piano, lavorando. Non danno dei nomi. Vi voglio, sì, gnomo, vedi? Questo potrebbe essere. Ecco là. Ecco. Questo, per esempio. Allora. Adesso ci dirà il gnomi e cognomi. Anche, sì, di tutti. Il signor Domenico. Sono. Senta. Senti, lui dice sempre delle cose. No, lei mi deve fare un'ora. Paola Barale, che si, sì, sta cambiando, non credo che sia arrivata. Eccola, voleva, sì, in regalo un gnomo. Quale gli posso, c'è, regalare? C'è anche un gattino. So il che gattino? Micio. Vuoi il gattino o lo gnomo? Io amo i gatti, però mi piacerebbe un gnomo, perché a casa, scusa, non ce l'ho. Lo gnomo? Lo gnomo. Sì, questo o questo? Qua, piede sto gnomo qua, guarda questo. Ma questo, posso questo? Sì. Ha un nome? Chiamiamo ogni cognome, te lo dice la signora. Come lo chiamiamo? Vabbè, poi Vinicio. Vinicio. Grazie, prego. Grazie signora. Il gattino non l'ha visto. Che bello. Non l'ha visto il gattino. Cos'è? Il gattino. Ah, il gattino. Per chi? Per la Barale? Ma ha preso già lo gnomo, sì, quanta roba. Bene. Paola, c'è pure il gatto, vuole dare. Che devo, signora, lei è troppo gentile, grazie. Allora, per la signora. E adesso...